Clima di festa a casa Benzinero, raga. Simone Inzaghi, ma ci caschi tutti gli anni. Tu sei davvero, oltre a essere il più pianzina del mondo, tu sei proprio il più pirla degli allenatori della Serie A. Allora, l'anno scorso avete dominato 75 minuti. Quest'anno abbiamo fatto gli ultimi 30 minuti, quindi si è anche accorciato il tempo. Prima dominavate 70 minuti, ora dominate 30 minuti e meritavate il pareggio. Simone, la partita dura 90 minuti, c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi che la partita dura 90 minuti, raga. Che bel Milan. Io lo so che vi aspettate il proverbio cinese. Arriva, ore una e mezza, arriva. Che bella partita che abbiamo fatto ieri, che intensità, sembrava una partita di Premier League, una velocità, una lotta in mezzo al campo. Teo, tu ci caschi sempre però, loro ti provocano apposta. Dumfries era sempre a terra, si lasciava cadere sempre, ma tu non ci devi cascare, se no ogni partita, Teo, è un'ammonizione. E tu sai quanto sei importante per noi. Comunque un Milan che atleticamente sta davvero bene, c'era mentalmente, c'è il Milan purtroppo è quella squadra che per vincere deve stare sempre sul pezzo, deve sempre giocare a 1000, neanche a 100, a 1000, perché sennò le partite non le porta a casa. Ma quando gioca a 1000, raga, io vi dico che mettiamo difficoltà a tutti i top club europei, perché il Milan di ieri, cazzo, in fase offensiva era devastante. Ci sono stati minuti della partita che l'Inter non ci vedeva proprio, non ci prendevano mai. Solito problemino a concretizzare, perché potevamo fare il primo tempo, doveva finire 3-1 e invece ce lo siamo portati sul pareggio. Il secondo tempo abbiamo avuto un inizio stratosferico, un 1-2 che ha messo KO l'Inter. Dopo sul 3-2, secondo me sul 3-1 poi alla fine ci siamo rilassati, ci siamo già sentiti campioni del derby. No, contro l'Inter no, non va bene, perché questi sono come i gatti, c'hanno 7 vite. E infatti fanno il 3-2 e da lì c'è stato lo show di Magic Mike. Un Magic Mike, l'ha detto anche Mister Pioli, non mi stupisce più, perché ormai lo sai che questo è il portiere più forte del mondo. Mi è piaciuto tantissimo Leao, ieri un Leao di un altro pianeta. Cioè in questa Serie A non c'è un giocatore forte come Rafael Leao, quindi io dico una cosa, rinnoviamoglielo il prima possibile, perché se Leao si fa vedere anche a livello europeo quello che oggi sta facendo vedere in Italia. Guardate che poi non sono più a sufficienza neanche i 7 milioni, quindi facciamoglielo in settimana, nelle prossime, nei 14 giorni, ma fategli il rinnovo, perché poi ve ne chiede di più e dovete darglieli, perché Leao ha qualcosa in più che gli altri non hanno. Raga, unico piccolo neo: da inizio campionato a oggi stiamo subendo troppi gol. Altra cosa ridicola che ho sentito ieri da Simone Inzaghi: Simo, ma tu devi cancellartelo il cognome, tu non sei un Inzaghi. Tu fatti il nome, non lo so, di qualcun altro, il cognome, ma non sei un Inzaghi. Loro, i 3 gol nostri, ce li avete regalati voi. I vostri 2 gol invece sono stati pazzeschi. Allora, il primo gol ve l'abbiamo regalato noi, che abbiamo fatto un buco fuori di testa. I nostri gol, allora, il primo ce l'ha regalato Çalhanoğlu e va bene. Quello di Giroud ha fatto un'azione pazzesca e lui ha tirato in porta, il vostro portiere è un asino. E l'altro di Leão se l'ha fatto da solo, ha fatto un gol esagerato. Quindi, Simone, ma vai a dormire, che non capisci un cazzo di calcio. Ti stanno contestando anche i tuoi tifosi. Raga, questo
Questo Milan, se gioca così, da qua alla fine le può vincere davvero tutte. Sempre forza Milan. Buona domenica, ragazzi.